Buongiorno ragazzi, come state? Allora, vi volevo chiedere scusa fin da subito se sentirete un rumore di sottofondo, ma come vedete dal mio abbigliamento si muore di freddo. Siamo a metà marzo ma si congela, quindi perdonatemi ma ho il termosifone acceso e quindi fa rumore. Comunque, oggi è giovedì 18 marzo e come vi ho fatto vedere un pochettino stamattina, è già il quarto giorno che ho iniziato una nuova routine, ovviamente di mattina, in cui mi sveglio alle 6:30. Perché comunque io ho sempre amato svegliarmi presto, voglio fare le mie cose la mattina quando tutti dormono, non c'è nessuno che mi rompe le scatole, non che durante il giorno ci sia qualcuno che rompe le scatole, però cioè, sapete proprio l'idea che siete soli in quel momento e quindi ho deciso appunto di iniziare a intraprendere questo percorso di svegliarmi presto. E adesso sono le 8, io in realtà mi dovrei anche un po' sbrigare perché devo sentire una mia amica e vedere se vuole studiare con me, perché stiamo studiando attraverso Forest, che se non sapete è l'applicazione per piantare gli alberi quando siete concentrati, e lo stiamo facendo insieme piantando, cioè facendo delle stanze, non so come si chiamano perché lo fa lei. Comunque stiamo studiando benissimo così. Prima facevamo le videochiamate, però io ho un computer che comunque è un po' vecchiotto, nel senso che è del 2015 e ce l'ho insomma dal 2015, quindi ho paura insomma che mi abbandoni prima della fine dei 6 anni e questa cosa non può accadere, quindi visto che ci sono già le lezioni che occupano tantissimo tempo per le video lezioni e comunque rallentano tanto il computer se nel frattempo faccio altre cose sul computer stesso, allora avevo iniziato a non fare più le videochiamate, però poi alla fine abbiamo pensato appunto di fare questa cosa, quindi di utilizzare Forest, che anche quella avevo smesso di usare perché non avevo più stimoli, poi ecco facevamo le videochiamate quindi non aveva senso. E devo dire che ci stiamo trovando molto molto bene perché stiamo studiando tantissimo, molto di più di quello che facevamo prima. Infatti stiamo studiando almeno 5 ore al giorno,
Per alcuni di voi magari sarà poco, per me invece è tanto, perché io più di 6 ore non riesco a studiare, non mi va proprio più il cervello e soprattutto non mi va di stare tutto il giorno a studiare, cioè io voglio comunque fare altre cose durante il giorno e quindi lo trovo un po' una perdita di tempo guardare il libro se tanto non sono concentrata, quindi preferisco fare poco ma fare bene. E comunque niente, io ho scritto tutto più o meno tutto il mio piano di studi su questo foglio. Vorrei trasferirlo in digitale perché diciamo che le mie bozze le faccio sul cartaceo perché mi trovo molto meglio, è come se mi entrasse meglio in testa quello che devo fare. Sto cercando di rispettare la spaced repetition di cui vi farò un video a breve, però ecco, diciamo che la prima settimana di studio non è stata proprio così, anzi le prime due non sono state proprio così produttive. Quindi diciamo che sto concentrando tutto adesso che sono le ultime 3 settimane in cui devo fare il massimo. Purtroppo è sempre così, mi riduco sempre all'ultimo, nel fare diciamo, le cose come andrebbero fatte, però meglio tardi che mai alla fine. Quindi niente, ho tutto scritto qua. Quindi oggi devo, la mattina normalmente studio e il pomeriggio ripasso attraverso la spaced repetition, quindi oggi devo fare queste cose. E niente, mi ci vorrà un bel po', però ecco, devo dire che in 5 ore riesco a fare tutto, perché ovviamente la mattina in cui sono più concentrata faccio lo studio, no? In questo modo se la mattina studio 3 ore, in quelle 3 ore so che ho finito quello che dovevo fare. E il pomeriggio poi appunto ripasso. In realtà è un po' complicato il discorso perché sto facendo, cioè sto studiando microbiologia che è composta da 3 materie principali che sono batteriologia, virologia e parassitologia. Parassitologia in realtà dobbiamo fare solo i protozoi perché non ce li hanno spiegati gli altri e quindi il professore ha detto che per noi del terzo anno dobbiamo appunto fare, cioè del secondo anno dell'anno scorso, dobbiamo appunto fare solo i protozoi. Quindi adesso mi sto concentrando su lo studio dei virus e il ripasso dei batteri. Quindi ecco, questo è un po' quello che sto facendo. Comunque, niente, vi volevo aggiornare anche un pochettino, ecco, sulla situazione dell'esame di microbiologia, poi magari dopo ve ne parlo un pochino meglio. E perché adesso devo sentire la mia amica e vedere se appunto riusciamo a studiare insieme. Quindi niente, buono studio anche a voi se state studiando e se no, buona visione. Allora ragazzi, è passato un bel po' di tempo perché ho finito di studiare, in realtà già da una bella mezz'oretta ormai, perché sono le 11 meno 5. Ora io cerco sempre di farvi vedere l'orario. Ok, ce l'ho fatta. Comunque sono le 11 meno 5. Io mi sono data, diciamo, tempo di pausa fino alle 11 e mezza per poi rifare un'altra oretta di studio. Spero di farcela perché devo portare la topolina fuori. Ok, vediamo se ci sono. Sì. Dicevo che praticamente ho fatto 2 ore di studio. Allora, aspettate che chiudo questo cacchio di termosifone. Oh, pace divina. Comunque, dicevo, ho fatto 2 ore di studio in cui sono riuscita a finire cioè a fare insomma quello che mi ero prefissata, quindi una sbobina di virologia e sono riuscita anche a fare la mappa perché praticamente prima le facevo mentre leggevo l'argomento. Invece adesso, che ne so, ho una sbobina che si divide in vari sottoargomenti. Prima leggo tutto il sottoargomento e poi faccio la mappa. Poi alla fine mi mancavano gli ultimi 10 minuti, ho detto vabbè, invece di stopparmi, mi metto a rileggere la mappa e a riguardare le ultime cose. Così, posso depennare sul mio foglio quello che ho fatto ora e per quanto riguarda i virus nella prossima ora che farò ripasso appunto quelli che ho appena fatto e gli herpes virus che ho fatto ieri.
Così mi sono levata virologia e oggi pomeriggio faccio soltanto batterio. Cercherò di fare magari in un'oretta di ripassare quelli che ho fatto ieri, sempre per la space repetition, e poi dopo quell'oretta farne un'altra per ripassare invece quelli che proprio devo ripassare oggi, perché sono giorni che non li vedo. E penso di fare così, spero di farcela e niente. Poi, oddio, mi devo scrivere le cose che vi devo dire, perché sennò me le scordo, vi giuro. Cioè, è una cosa assurda. Comunque, sì, cioè adesso devo portare bel fuori. E vi vorrei mettere questo video sabato, perché sennò non ve lo metto più. E quindi niente, basta. Mi vado a... cioè, vado a portare bel fuori, così per le 11:30 mi faccio quell'oretta di studio e poi mangio, perché io ho fame. Ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi, allora, piccolo aggiornamento. Io stavo ripassando, ho messo Forest di un'ora con la mia amica e come sentite ho appena riacceso il termosifone, quindi perdonatemi per il rumore. Comunque vi volevo far un attimo vedere come io organizzo la mia spaced repetition, perché so che può essere molto confusionaria come cosa da fare, quindi vi volevo dare un piccolo consiglio per evitare di essere spaesati continuamente e fare le cose per bene. Però scusatemi, non ce la faccio, devo di nuovo spegnere il termosifone. Cioè, è veramente impossibile vivere così e fare video su YouTube o storie su Instagram, perché non lo so, sembra di stare in una spa, ma peggio mi sento. Comunque vi ho detto che faccio tutto qui, ma poi ho anche un file su come si dice, su Pages, che ho appunto fatto, però solo per i batteri, quindi non l'ho ancora fatto per i virus, quindi ve lo faccio vedere direttamente qua per i virus e poi ve lo faccio vedere per i batteri dal computer. Allora, prendiamo la giornata di oggi, che è 18, ok? Io devo fare tutte queste cose e per ora ho fatto, cioè la mattina, come vedete in nero, sono cose che devo studiare, in blu sono i batteri che devo ripassare perché non li ricordo più, ovviamente li ho fatti giorni fa, e in verde sono invece quelli della spaced repetition. Allora, io ora ho fatto il picornavirus, cioè i picornavirus, e come vedete io non faccio una lista di ripassi fin dall'inizio, ma la faccio volta per volta. Quindi io oggi ho fatto i miei picornavirus, so che i miei ripassi li faccio dopo un giorno, dopo 3 giorni e dopo 7 giorni, e quello che faccio è semplicemente scrivere, dopo che ho finito di studiarlo, quando devo fare i ripassi, piuttosto che quando organizzo lo studio farlo subito, lo faccio volta per volta. In questo modo non mi impiccio quando devo scrivere quando fare cosa. Ve lo dico perché semplicemente ci sono passata, perché volevo organizzare tutto fin da subito, ma non è stato assolutamente produttivo. Quindi io adesso mi scrivo che domani devo ripassare i picornavirus. Poi conto 3 giorni, quindi 1, 2, 3, il 22 li devo ripassare, picornavirus, e poi prendo l'altro foglio, perché ovviamente è finita la settimana, e so che li dovrò ripassare tra 7 giorni, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il 29 devo ripassare i picornavirus. Ok, quindi così ho tutto fatto, lo faccio però volta per volta, almeno non mi impiccio il cervello. Invece un'altra cosa che faccio per vedere se sono riuscita a scrivere tutti, insomma tutto quello che ho da studiare, per verificare se li ho effettivamente messi tutti i ripassi, me li vado poi a scrivere in questa tabella dove ho messo qui tutti i nomi dei batteri. Poi qui la frequenza di richiesta, insomma, nelle domande. Queste X sono quando ho studiato, insomma, cioè se ho studiato i vari batteri.
E poi, vabbè, c'era la memorizzazione, ma purtroppo non la sto facendo. E qui invece avevo messo ripetizione 1, ripetizione 2, ripetizione 3. Ogni volta che vado, cioè che finisco un argomento e che me lo vado a scrivere sul calendario, lo riporto direttamente qui, così sono sicura che l'ho fatto, invece che appunto magari mi sono scordata, sono sicura che l'ho fatto. Quindi semplicemente mi scrivo la data di quando devo fare la prima ripetizione, la seconda e la terza. E poi una cosa che faccio è colorare la cella in giallo quando ho ripassato quella cosa. E niente, devo dire che è secondo me un'organizzazione ottima. La devo fare anche per virologia, perché comunque sto andando avanti, quindi poi mi potrei impicciare anche su questi. Però ecco, vi volevo dare questo consiglio prima di tornare a studiare, perché ora devo ripassare gli herpes virus. Quindi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, ho finito di studiare in realtà già da un pochino, adesso sono cioè è 1:10 e io mi sto per preparare da mangiare, cioè in realtà ho già iniziato a prepararmi da mangiare e visto che mamma non c'è e non aveva preparato nulla di primo, mi sto facendo la pasta e in realtà non vi faccio mai vedere che cosa mangio, semplicemente perché non preparo mai perché odio cucinare, però insomma ci sono dei momenti in cui è necessario, quindi mi sto specializzando a cucinare qualcosina. Allora, intanto sto facendo la pasta, in questo caso vabbè, sto facendo delle pennette e sono tra virgolette solo 60 grammi perché voglio anche mangiarmi una bruschetta con i pomodori. E poi ho messo a riscaldare del purè che ha fatto mamma ieri, quindi diciamo che è meglio non abbondare. E quindi c'è l'acqua che sta bollendo, infatti devo mettere la pasta. E poi la faccio con tonno e zucchine che si stanno facendo in padella. Io tra un po' ci metto un po' d'olio, le giro nel mentre si cuoce la pasta. Poi lì c'è Belle che cerca di annusare dappertutto e poi c'è il purè. Quindi niente, vado a cucinare un po', evitando di far bruciare le cose e quindi ci vediamo dopo. Ah, e ovviamente nel frattempo mi guardo degli episodi di Vikings perché l'ho iniziata, sotto consiglio, quasi sotto tortura dal mio ragazzo e ho finito la seconda stagione, quindi devo iniziare la terza e non vedo l'ora. Quindi ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, piccolo aggiornamento, sono le 3:15 e io devo iniziare a studiare, però vi volevo far vedere un piccolo aggiornamento. Allora, prima vi ho fatto vedere i fogli svolazzanti in cui avevo il mio programma, l'ho rifatto, cioè ho lasciato sempre lo stesso programma, non voglio cambiare ulteriormente, però l'ho fatto su questo quaderno. Allora, questo è un quaderno di IKEA, ma che ha almeno 10 anni, è una cosa assurda, e ha le pagine bianche. Io l'avevo comprato quando ero piccola perché, insomma, disegnavo tanto e volevo disegnarci. Solo che alla fine non l'ho più fatto, quindi questa cosa non è andata in porto e l'avevo lasciato così in libreria, senza usarlo e volevo regalarlo. Poi però alla fine ho pensato che potevo farci i post di Instagram, infatti questo è un esempio di un post che ho fatto qualche giorno fa, cioè no, in realtà un bel po' di tempo fa, e poi ne ho un altro pronto sulla Space the Repetition, appunto, che però ancora devo pubblicare. E quindi ho pensato di aggiungerci anche cose sullo studio. In particolare ci ho aggiunto questa tabella in cui cioè che ho sempre copiato da un altro foglio svolazzante che avevo, in cui ho scritto l'obiettivo degli esami che ho fino a settembre. Quindi ho scritto tutte le date insomma, sia della sessione di aprile, vabbè, solo di microbiologia, che cioè della sessione estiva più settembre, e poi qui al lato mi sono messa due opzioni di una possibile sessione, no? Quindi se dovesse andare male un esame lo rifaccio, eccetera, eccetera. E poi ho fatto
Di nuovo quella tabella settimanale in cui ho 2 settimane su uno stesso foglio e lo stesso di qua, con diciamo appunto le ultime 3 settimane che mi separano dall'esame di microbiologia. Ho deciso di fare questa cosa perché mi sembra più ordinato e almeno posso sfruttare questo quaderno. L'unica cosa è che eliminerò, lo faccio adesso con voi, questo elastico perché, cioè, qui per esempio ha rovinato tutto, guardate. Ha fatto tipo la ruggine e poi è scomodissimo per scriverci. Tanto alla fine non lo usavo mai. Cioè, sì, lo usavo, ma si può benissimo stare senza. Ecco, pensavo di doverlo tagliare, invece sono riuscita a farlo senza tagliarlo, ma tanto questo penso che lo butterò. O al massimo lo faccio vedere ai miei, magari gli può servire per fare qualcosa. E niente, queste sono le mie amiche che mi stanno chiamando per studiare su Teams, quindi ci sentiamo dopo. Ok, questa ve la devo assolutamente raccontare. Ad un certo punto mi è preso un colpo. Comunque, sono tornata a casa dalla passeggiata di Belle, cioè con Belle, perché non lo so, oggi pomeriggio non ce la facevo proprio a studiare. Mi sono anche congelata perché fa un freddo cane e quindi sono subito tornata a casa a farmi una doccia calda, quindi sono già in pigiama. Comunque fuori c'è una luce assurda, guardate. Aspettate, cioè credo che ci sia un tramonto bellissimo. Non so se riuscite a vedere, guardate che bello. Che bello. Vabbè, comunque, dicevo che praticamente stavo tornando, insomma, dalla passeggiata con Belle. A un certo punto mi arriva un'email dalla segreteria dell'università dicendomi che dovevano contattarmi, ma che non avevano il mio numero di telefono tramite la piattaforma. Lì attimi di panico, cioè ho detto, ma perché la segreteria dovrebbe chiamarmi? Ho cominciato a pensare a tutto quello che poteva succedere, tipo, che ne so, non avevo fatto inviato dei moduli, non, che ne so, avevo fatto qualcosa di sbagliato con le tasse, insomma, mi ha preso un colpo. Alla fine, mando, vabbè, l'email di risposta, mandando il numero di telefono e chiedendo, insomma, quale fosse il motivo, no? Per prepararmi psicologicamente. Comunque, fortunatamente mi chiama mentre ero a casa e praticamente il problema era che mi sono prenotata all'esame di microbiologia. Ero la prima perché appena ho visto la prenotazione mi sono subito prenotata, almeno so di che morte devo morire subito. E visto che sono 3 giorni di esami, se devo essere bocciata alla prima botta, almeno sono la prima e ho tutta la giornata libera poi. E comunque, niente, alla fine mi chiama dicendomi che il professore si era sbagliato a mettere la prenotazione e più che altro aveva sbagliato anno accademico. C'era scritto 2019-2020, invece doveva esserci scritto 2020-2021, no? Una cavolata praticamente. E io mi ero subito impanicata. Ho detto ai miei, oddio, ma che è successo? Ma che abbiamo fatto? Che non abbiamo fatto? Così. E quindi niente, cioè semplicemente lei molto gentilmente mi ha aiutata a cancellarmi e mi ha detto, no, ma che, ma ti pare, ma non è un tuo problema, sia stato il professore, così almeno io lo sollecito per mettere la nuova prenotazione, no? E quindi niente, cioè lì per lì mi sono veramente presa un colpo. Fortunatamente il professore aveva già messo la nuova prenotazione, infatti gliel'ho detto, gli ho detto, guardi, che alla fine il professore l'ha già messa e quindi mi sono riprenotata e fortunatamente sono la prima un'altra volta. E non so voi, fatemi sapere quando preferite prenotarvi, se per ultimi, in mezzo e per i primi. Io preferisco sempre tra i primi. Peccato che noi siamo talmente tanti che non sempre è facile riuscirci, però ecco, quando ci riesco sono molto contenta. Comunque, a parte questo momento assurdo di panico, infatti non so se vedete, ma sono diventata rossa. E io niente, adesso dovrei studiare, ma non ne ho molta voglia, quindi
Sicuramente non riuscirò a finire il programma che mi ero prefissata. A questo punto ripasso quello che ho fatto oggi e al massimo mi guardo le domande. Più che altro mi manca batteriologia, che non sono riuscita a finirla. Quindi mi guardo le domande, che così almeno vedo se riesco a ripassare qualcosa. Magari metto un'oretta di Forest, però sono già le 6 e un quarto, quindi no, in realtà penso che metterò no, sì, il cronometro, piuttosto che l'avviso, insomma, di 1 ora, 2 ore, così. E niente, quindi chiudo direttamente il video qua, perché tanto non penso di fare altre clip, e così mi metto appunto a caricarle sul computer e poi a editarvele. Quindi io vi ricordo di iscrivervi sul mio profilo di Instagram, perché vi ho avvisati lì che esce sabato questo video, quindi il giorno in cui lo starete vedendo. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto, di attivare la campanellina. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!